Noi siamo questo santo sacrificio, fratelli, dando lode al Padre che oggi ci chiama a rendergli onore e ringraziarlo per il Figlio suo Gesù Cristo che ha donato a noi come il nostro Signore e Salvatore. E Gesù, Lui ha stretto con noi un patto eterno di alleanza d'amore che nulla potrà mai spezzare. Per cui sentiremo la seconda lettura le parole di San Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni altra cosa insieme con lui? Stiamo percorrendo il cammino quaresimale, fratelli. Domenica scorsa la Chiesa ci ha presentato Gesù, nuovo Adamo. Primo Adamo peccò e fu disobbediente a Dio. Il secondo Adamo invece fu obbediente a Dio fino alla morte e alla morte di croce. E alle varie tentazioni che Satana gli portava, lui rispondeva con parole di obbedienza alla parola di Dio. È scritto, è scritto, è scritto. E Gesù vince il tentatore, lo vince per sé e anche per noi. Queste tentazioni avvengono durante un digiuno, un lungo digiuno, cioè uno stato di sofferenza, perché l'uomo tende a cadere quando ha problemi di vita, ha necessità impellenti, e Gesù affronta queste tentazioni come gli ebrei durante l'attraversato del deserto tantissime volte furono aiutati dal Signore anche in modo prodigioso, ma puntualmente ad ogni difficoltà si ribellavano. Gesù invece rimane fedele, non cede, è il vittorioso. E la Chiesa quindi ci ha presentato anche se stessa, perché noi siamo peccatori, ma in Gesù Cristo siamo liberati, in Gesù siamo già diventati vittoriosi, in Gesù la Madonna Santissima ha riportato vittoria su Satana, neanche la morte l'ha vinta, infatti lei si è addormentata. La Madonna non si celebra la morte, ma la sua dormizione, perché è passata da questo mondo a Dio in anima e corpo, perché questo è il progetto di Dio per ogni persona umana. E allora Gesù, qualche settimana prima della sua passione, conduce questi tre apostoli sul monte Tabor, diciamo noi, lo identifichiamo sul monte Tabor, ma non importa quale sia stato il luogo, e si trasfigura davanti a loro, cioè manifesta agli occhi degli apostoli quella che era la sua vera identità di figlio di Dio. In quell'umanità abitava corporalmente, dice San Paolo, tutta la pienezza della divinità. E la lettera agli ebrei dice di Gesù: in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce. Gesù quindi manifesta agli apostoli che lui non sta andando verso la morte, ma verso la gloria. Ed era giusto guardare la meta del suo percorso. E anche quindi la morte stessa per lui era arrivare alla gloria, non finire questa vita. E abbiamo visto più volte come ci spiega San Paolo nel quinto capitolo della seconda Corinti che Dio ci ha fatti spirito, anima e corpo. Ora, quando noi facciamo dominare noi stessi sensi, la nostra anima, il nostro spirito si degradano, perché il superiore contiene e domina l'inferiore. Il punto è contenuto nella retta ed è dominato dalla retta. Così il nostro corpo era stato creato da Dio, ma per essere soggetto allo spirito, e lo spirito porta i sensi alla trasformazione, alla gloria. Per cui lo professiamo, lo faremo fra poco, professeremo nel credo la risurrezione della carne, la risurrezione di questo corpo che Dio ci ha dato, è portata ad essere trasfigurato, divinizzato, glorificato. Noi entriamo nella gloria di Dio, anima e corpo, ma questo avviene quando questi sensi sono dominati, e in Gesù noi abbiamo questa anticipazione. Lui fa vedere ai suoi discepoli che sta andando verso la gloria, e quindi questa trasfigurazione vuole essere un'anticipazione per gli apostoli, perché non crollassero, come invece avvenne
al momento della questione, che tutti fuggirono e persero ogni fiducia, ormai è morto e non c'è più soluzione alla morte, come tante volte a quella persona a cui ormai si auto la morte, come per dire: se muore è finito, me ne libero. Non ce ne liberiamo, perché la sua anima non muore e la relazione rimane. Gesù rivela la nostra vera identità. Siamo fatti di spirito, di anima e di corpo, e siamo destinati ad essere completamente trasformati in spirito, anima e corpo. Anche questi sensi devono non essere degradati, come stiamo vedendo ai giorni nostri. Non devono essere i sensi disprezzati, devono essere purificati, perché dice l'apostolo Paolo: la nostra carne non si sottomette allo Spirito di Dio, e neanche lo potrebbe, perché è corrotta, ha bisogno di essere rigenerata. E però il bisogno della nostra passione unita a quella di Gesù Cristo per essere rigenerati, per entrare nella gloria. E molti commentatori, esaminando questo episodio della trasfigurazione di Gesù, nei due personaggi, Mosè ed Elia, che appaiono insieme a Gesù durante questo evento, vedono la conferma della legge dei profeti. Mosè aveva dato la legge al popolo ebreo, ma la legge era per condurre il popolo a Cristo, e Elia, il rappresentante della profezia, viene a testimoniare che i profeti avevano annunciato Gesù Cristo. Quindi Gesù era l'inviato del Padre. Però altri commentatori a questa interpretazione ne aggiungono un'altra, che non è fuori posto: ma Mosè ed Elia erano entrati in paradiso. La Chiesa ci ha sempre insegnato, da sempre e fino alla morte, alla risurrezione di Gesù, il paradiso era chiuso. Perché? Perché si entra in paradiso quando noi ci lasciamo amare da Dio, quando noi diventiamo amore, e per diventare amore dobbiamo essere avvolti nell'amore. Mosè, quando vide due persone amoreggiare, non erano sposati, li fece lapidare perché stavano infrangendo la legge, non commettere adulterio. L'altra volta vide un uomo che raccogliava delle sterpaglie per potersi riscaldare, ma era di sabato, e di sabato non si poteva lavorare, e lo fece lapidare. Avete mai visto nel Vangelo di Gesù che abbia mai lapidato qualcuno, o che abbia alzato il coltello contro qualcuno? Anche nel Getsemani, quando Pietro tira fuori una spada, dice: rimette la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Non aggredisce e guarisce la persona ferita da Pietro. È venuto a dar la vita per il peccatore, non a ucciderlo. Una volta invece il grande profeta Elia, che risuscitava i morti, che moltiplicava il cibo, faceva prodigi di ogni genere, quando si trattò di purificare il popolo dei falsi profeti, ne sgozzò lui stesso oltre 450 con la sua mano. Quando mai Gesù ha alzato un dito per minacciare qualcuno e fare violenza? Perché è venuto a vincere la potenza del male con la forza della gloria, con la forza della misericordia, con la potenza dell'amore. Allora avete sentito San Paolo nella seconda lettura, che diceva: se Dio è per noi, al punto da sacrificare suo figlio per amore nostro, vuol dire che noi siamo la cosa più preziosa agli occhi di Dio. Quindi se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni altra cosa insieme con lui? Dio ci vuole nella gloria. Il progetto di Dio è farci entrare nella gloria. Ma in che senso Dio glorifica se stesso in noi? Partecipandoci alle sue ricchezze. Come un genitore che lascia tutte le sue ricchezze ai figli, Dio non lascia nulla perché è immortale, ma ci partecipa tutta la sua ricchezza, come l'ha partecipata la Madonna. Nella Madonna noi vediamo il disegno di Dio per tutti noi, perché ogni progetto di Dio si è realizzato, ogni progetto di Dio ha avuto il suo compimento, compreso quello di vincere la morte,
E San Paolo ci chiama nel 15° capitolo della prima lettera ai Corinti, lo dice chiaro, che come Cristo è risorto, anche noi risorgiamo insieme a Lui. E nella lettera ai Romani aggiunge: se in voi c'è quello Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, quello Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, come non risusciterà anche i vostri corpi mortali per mezzo di Lui? Vedete come in noi invece domina il senso del morire, non della gloria. Questo senso del morire, dice la lettera agli Ebrei, non viene dalla creazione, non viene da Dio, viene da Satana. Per cui la lettera agli Ebrei aggiunge: poiché i figli hanno in comune la carne e il sangue, anche egli, Gesù, ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che è della morte il potere, cioè il diavolo, e liberare così coloro che per timore della morte erano soggetti a schiavitù del diavolo per tutta la vita. Erano soggetti a schiavitù del diavolo, ed è la realtà. Noi oggi dobbiamo avere davanti a noi che sapere che tutto quello che può succedere con questa pandemia ci porta alla gloria di Dio. Nelle mani di Dio tutto concorre al bene che coloro che amano a Dio. Davanti dobbiamo avere la salvezza eterna, dobbiamo avere la visione della gloria, e questa visione, fratelli, ci trasforma. Come scrive San Pietro: voi siete stati rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La fede in Gesù Cristo, cioè questo spirito di risurrezione, vi trasforma, vi rigenera a vita nuova. Il peccato ci porta ad attaccarci ai beni di questa terra. Allora abbiamo visto nella prima lettura il sacrificio di Isacco. Abramo volle sacrificare Isacco. Diceva la scrittura: Dio disse ad Abramo: prendi tuo figlio e sacrificamelo. Che significa questo? Abramo viveva in mezzo ai cananei. Tra i cananei c'era una prassi: per le persone più devote degli dèi, eccetera, offrivano, per ringraziarsi alla divinità, offrivano il loro primo figlio, quello più prezioso, il primogenito. Lo immolavano come vittima alla loro divinità, per dire: se ti do il meglio di me vuol dire che sicuramente tu mi aiuti. Una volta il re di Aram di Siria fece guerra a Israele, che lo inseguì, e lui si rifugiò in una città, e quando il suo esercito vide che non c'era via di scampo perché erano circondati e quindi non potevano salvarsi, il re prese suo figlio davanti a tutto il popolo, l'esercito di Israele, sacrificò suo figlio, e gli israeliti scapparono via, perché dice: se quello ha offerto il suo figlio agli dèi, sicuramente i suoi dèi verranno contro di noi. Ecco la coscienza che c'era a quel tempo. E infatti anche a Gerusalemme c'era un luogo chiamato Tofer, dove tante famiglie andavano a sacrificare i loro figli per avere successo, avere la ricchezza, avere lo strapotere. Era una superstizione. Abramo viveva in quell'ambiente, perciò la sua coscienza questo gli diceva: che doveva dare a Dio il meglio di sé, cioè il figlio che aveva tanto atteso. Ma voi avete visto come il Signore non gradisce questo e lo ferma, però gradisce la disponibilità di Abramo a dargli il meglio di sé. A Dio non si danno gli avanzi, a Dio non si danno i regalini perché si interessa di noi. Dio vuole il meglio di noi, vuole il nostro cuore, vuole la nostra vita, vuole che noi gli apparteniamo, vuole che noi gli diamo la libertà di ricolmarci di quei beni che Lui ha preparato per noi. Vuole trasfigurare quindi questa nostra vita con la ricchezza della sua grazia. Nella storia di un grande santo russo, molto famoso in Russia, San Serafino di Sarov, si racconta che una volta un suo discepolo di nome Morotilov gli chiese: padre, mi fai vedere lo Spirito Santo? E lui era un uomo che viveva di Spirito Santo, faceva l'eremita, viveva solo di preghiera, a volte aveva degli animali che gli portava da mangiare, non provvedeva neanche il cibo, gli veniva procurato tantissime volte, e aveva un grande spirito di conoscenza, che poteva conoscere il cuore degli altri anche a distanza.
con semplicità, come faceva Padre Pio. Un giorno questo discepolo, molto di là, gli chiese: Padre, mi fai vedere lo Spirito Santo? E lui gli rispose: piccolo uomo, guardami in faccia. E quell'uomo cominciò a guardare il volto di questo starese, di questo monaco, e cominciò a illuminarsi al punto tale che disse: Padre, basta, non ce la faccio a guardarti. Ma quella luce sta nel cuore di ogni uomo che appartiene a Dio. Una volta Madre Teresa di Calcutta si trovò in un albergo dove per caso si stava alloggiando un ex sacerdote che ha letteralmente buttato via la tonaca e anzi era passata alla sponda opposta facendo quello che non avrebbe mai dovuto fare in vita sua. E scendendo le scale incrociò lo sguardo di Madre Teresa, che lo guardò da lontano. Non disse niente, non si parlarono, ma fu fulminato da uno sguardo, per cui, volendone parlare, fece un viaggio apposta in India a incontrarlo e dopo averlo incontrato ritornò sui suoi passi, rinnegò il peccato che aveva fatto e andò a seppellirsi in un lebbrosario per passare il resto della sua vita a curare gli ultimi lebbrosi. Uno sguardo, quella luce che Gesù manifesta sul Tabor, è una luce che mette nella vita di tutti noi. Il Padre deve convertire i figli con lo sguardo d'amore più che con le minacce. Così Dio vuol convertire l'umanità con il suo sguardo d'amore, facendo brillare la sua misericordia. E allora ecco la fede che la Chiesa oggi ci suggerisce: lasciati amare da Dio e rispondi a Dio dandogli il meglio di te stesso, quello che ti è più caro, la tua vita, la vita dei tuoi cari, non immolandoli come voleva fare Abramo, ma offrendoli a lui. Allora un figlio offre a Dio, non è tuo, e gestiscilo come chi non ti appartiene, è un dono che ti è stato dato, gli dai tutto di te, ma per dargli quell'amore del Padre. E questo amore, fratelli, lo dobbiamo praticare anche nella professione di fede. Perciò l'Apostolo Paolo al termine della seconda lettura ci diceva: chi ci accuserà? Tu eri un peccatore? Questi giorni ho avuto modo di incontrarmi con una persona che nella sua vita ha avuto tante disavventure, ma anche l'opportunità di cadere molto, ma molto in basso, sotto tanti aspetti della sua vita. Però quando le sue lacrime sono uscite abbondanti dagli occhi, ho potuto dire: guardi che il Signore non solo ti ha perdonato, ha dimenticato i tuoi peccati. Tu sei un figlio amato da lui. Tu non sei un avversario, un nemico. Per lui te ha dato Gesù. Questa è la tua fede. Quello che Dio chiede a te adesso, che tu accetti di essere amato al punto tale che Gesù dia la sua vita per salvarti. E questo è il passo della fede, fratelli. Noi ci diciamo cristiani, però se voi vi mettete in piazza e per lato ogni cristiano che passa e gli chiedete: ma credi che Gesù ti ama al punto della vita per te? La risposta è: speriamo, cioè non ci credo, non è possibile. È il nostro peccato di cristiani, è la conversione che dobbiamo operare e Dio ce lo chiede, la fede in quell'amore. Per cui Santa Teresina del Bambino Gesù, siccome quando si parlava del giudizio di Dio si parlava di cose terribili, lei diceva: ma io quando morirò incontrerò mio padre che mi abbraccia, e se ho qualche difetto lo consumo nel suo amore, mica santa. Per questo non mi metto a fare peccato adesso, tutt'altro, ma io ho l'aspettativa di incontrarmi con quel padre che mi ama. Ecco la liturgia di oggi, fratelli, questo ci chiede: una sincera, profonda conversione all'amore di Dio, e che a quell'amore che Lui ci dà in Gesù Cristo che muore per noi rispondiamo offrendo il meglio di noi stessi.